Esco dal congresso e lei è lì. Dall'altra parte della strada una visione. Ti pare non mi cada la penna dall'emozione, neanche il tempo di raccoglierla l'ho persa. Dannazione. La cerco tra la folla a Milano alle 18, tutto per una sconosciuta, penso a come sono ridotto. Quando ho perso le speranze, in una danza di comparse, la folla si apre e lei è lì al centro. Non ho il tempo di pensarci, sono a un passo dal suo mento. Lei mi guarda, ma che le dico? Se non parlo di lavoro, sono un mezzo caverni. Lo. Ciao. E io di formazione sono cosmologo e conosco fenomeni del cielo che so descrivere da artista. Un fulmine, per esempio, non può mica dare un colpo, ma mi sono innamorato il primo istante che ti ho vista. E lei? Cosmologo, come pensa? E io terrapiattista. Terrapia cosa? No, guarda, c'è un limite al disagio. Non il tuo, il mio. Non sentirti attaccata. Anche se in fondo ai tuoi occhi vedo qualcosa di magico, forse è meglio che io vada. 6 mesi l'ho sposata. Luna di miele, giro dell'Australia. Mi hai detto, peccato fosse finta, tornata in Italia. Entro in università, divento professore, ti do da leggere i miei articoli. Che belle favole, amore. Testarda come un mulo, forte come un'esplosione, proprio come nostro figlio, cresciuto... con un po' di confusione. La Terra è un piatto geoide, il termine esatto. La Via Lattea è solo fumo, ma tu non dirlo a nessuno. E questa storia dello spazio è solo un film troppo reale, una rete di complotti internazionale, l'allunaggio per carità filmato da manuale, ma sono tutti ologrammi, come l'aurora boreale. Eh no, l'aurora boreale no. Senti, Giacomino, il sole... come tutte le altre stelle, è una bomba sempre accesa che spara particelle nello spazio interstellare che è buio e freddo come il ghiaccio. Loro, grandi avventurieri, in questo straordinario viaggio raggiungono la Terra ed il suo campo magnetico che un po' le attrae e un po' le respinge, come quando ti faccio il solletico, eh? E proprio come quando ridi e ti senti leggero, anche loro, felici, danzano nel cielo. E poi diventano luce, sì, come dice la mamma. Ma è l'effetto Compton, non un ologramma. Quando ti sei ammalata non ti sei voluta curare. Il mio corpo, dicevi, non lo potranno studiare. Ho provato a convincerti che ti potevi salvare. Avrei dovuto costringerti ad andare prima in ospedale. Il film della mia vita, uno stupido melodramma. Siamo stati giorni interi chiusi dentro quella stanza, la colonna sonora dell'elettrocardiogramma tra i miei fogli e le galassie. E tu che diventavi bianca. Fino al giorno in cui d'un tratto mi sono risvegliato vecchio. Ti sei mossa sul cuscino e mi hai sussurrato in un orecchio. Ti avrei detto terra piatta 1000.000 volte ancora per sentirti raccontare un'altra volta dell'aurora.